Buongiorno cari amici e cari ascoltatori di Re dei Re. Il versetto che abbiamo oggi come introduzione della meditazione si trova in Romani, al capitolo 5, e leggeremo assieme il versetto 11. La Bibbia dice: «Ma ci gloriamo anche in Dio, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ottenuto la riconciliazione». Ma che cosa significa essere riconciliati con Dio? Come si manifesta questa riconciliazione? Facendo una piccola analisi del capitolo 5, possiamo iniziare a leggere il primo versetto di Romani capitolo 5, che dice: «Giustificati dunque per fede, abbiamo pace, sottolineiamo pace, con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore». La Bibbia ci fa notare che la riconciliazione tra uomo e Dio per mezzo di Gesù Cristo si manifesta avendo pace con Dio. Sapete, molti uomini pensano che questa pace con Dio stia a significare un sentimento o una sensazione d'estasi e ricercano costantemente questa sensazione d'estasi come se fosse una dimostrazione del fatto che sono accettati da Dio. Quando invece questa pace non sta a significare estasi, ma nella sua purezza, nell'essenza di questa parola, della parola pace, sta a significare assenza di guerra. Perché noi, come peccatori, siamo nemici di Dio. Infatti la Bibbia ci dice in Romani capitolo 5, versetto 10: «Mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati a Dio mediante la morte di suo figlio». Perciò, quando eravamo nemici di Dio, quando eravamo in guerra contro di Lui, Gesù Cristo è morto per noi affinché fossimo riconciliati con il Padre e avessimo pace con Dio, avessimo questa assenza di guerra con Dio. Ora, Gesù non ha voluto darci solamente pace con il Padre, ma ha voluto darci la sua stessa pace. Giovanni capitolo 14, versetto 27 ci dice: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». Gesù ha voluto darci quella che è la sua pace, ha voluto donarci quella che è la sua esperienza. Gesù Cristo ce l'ha data, ci ha dato la sua pace, perciò è già nostra, per fede. Ora, in cosa sta questa riconciliazione? In cosa sta questa pace in modo pratico che ci offre Gesù? Ora, prima di arrivare a questo punto, la Bibbia ci dice, e dobbiamo capire questo principio, la Bibbia ci dice in Isaia capitolo 59, versetto 2, che le nostre iniquità ci hanno separate dal nostro Dio. I nostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da noi, per non darci più ascolto. Il peccato ci ha portati in una condizione nella quale dobbiamo essere riconciliati a Dio. Il peccato, essendo basato su 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4, la trasgressione e la violazione della legge di Dio. Perciò, come si manifesta questa riconciliazione e questa pace con Dio che Gesù vuole offrirci? Ebbene, la Bibbia ci dice nel Salmo 119 al versetto 165: «Grande pace hanno quelli che amano la tua legge». Gesù Cristo non vuole darci nient'altro. Quell'amore nei confronti di Dio, quell'amore nei confronti della sua legge che ci darà grande pace. In un altro passaggio ci viene detto, in Isaia capitolo 48 versetto 18: «Se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare». La Bibbia è chiara e Dio lo è ancora di più, presentandoci in modo semplice che attraverso Gesù Cristo i peccatori possono essere salvati, essendo riconciliati a Dio, avendo pace con Lui, riflettendo il suo carattere, senza peccato e vivendo una vita d'ubbidienza alla legge di Dio, che Gesù Cristo, attraverso la sua vita qui su questa terra, attraverso la sua morte e resurrezione, ha voluto donare a tutti quanti peccatori, permettendogli di ubbidire e adempiere in ognuno di noi le parole della sua legge d'amore. Che il Signore sia con tutti noi, cari amici di Re dei Re,
teniamoci stretti alla sua promessa della pace. Teniamoci stretti alla promessa della sua grande pace. E Dio stesso ci darà una giornata di grandi vittorie sul peccato nel suo nome. Che il Signore sia con tutti noi, cari amici. Al prossimo appuntamento.